Eccoci tornati insieme per un video dei prodotti finiti. Ho finito tante cose anche questo mese, secondo me. Non ho guardato dentro la scatola, ma a memoria ne ho finite tante. Qualcosa non è finito, ma ho deciso comunque di buttarla. Vecchia perché non mi trovo, perché ha cambiato odore, sapore, gusto, colore, bla bla bla. Il video di questo trucco l'ho girato e spero di metterlo online presto. L'ho girato stamattina stessa, oggi è il 2 di luglio. Secondo me erano 2 mesi che non accendevo la videocamera. Veramente, veramente tanto. Allora, incomincio subito con un qualcosa di ignoto, nel senso che questo qui è un cristalli liquidi per capelli che ho preso su Pinalli una vita fa. Li ho finiti in realtà un sacco di tempo fa e mi erano piaciuti un sacco. La confezione è molto molto comoda, per cui l'avevo tenuta e ci avevo messo dentro una confezione intera di Oil Berry di Mulac. Quindi in realtà questi sono due prodotti in uno finiti. Perché io non mi trovo molto con il dosatore di Mulac, che in realtà pesca poco prodotto e devi diventare matto lì con la pipetta, eccetera. Invece con questo mi trovavo molto bene perché ha pompetta. E avevo detto: prendi un sacchetto di plastica così ci metti dentro la roba. E non l'ho fatto. Ma siccome non voglio editare il video neanche questa volta, vado avanti. Poi, Yanzi, questo qui mi ero innamorata della confezione. Questo qui è un fondotinta che ho deciso di non usare, preso su AliExpress. Ora io vorrei farvi vedere. È questo qua, credo che fosse diventato virale a un certo punto, che ci si spremeva sopra, c'era nella confezione, c'era anche l'applicatore. Ma in realtà non è che ha cambiato colore, o cosa, ma non me la sento. Non me la sento, ho cambiato idea e quindi lo butto via. Sì, no, non lo so, mi è venuta un po' di ansia a usare questo prodotto, che poi voglio dire perché, non so, vabbè, questo è quanto. Ho finito una delle 1000 confezioni di acqua distillata alle rose della Roberts, che adoro. Tra l'altro, ho tenuto una confezione che ho finito di tonico della Nuxe, credo, che aveva l'applicatore spray che ho adorato un sacco. E quindi ho tenuto quello perché ho deciso che faccio i travasi, perché lo trovo molto più comodo per applicare, per distribuire il prodotto. Ho finito una delle solite confezioni di detersivo igienizzante della Uno Bianco. E finiamo il detersivo, quindi una deodorante un profumo per bucato. Questo qui è la Felce, forse la profumazione che mi piace di meno. Non lo so, che poi per carità, variandole va bene, cioè io le compro tutte a giro e le alterno così mi piace. No, non ha finito tante cose però. Balsamo liquido 8 secondi della L'Oreal, questo è un mai più senza per me, perché con questo i capelli mi diventano veramente liscissimi senza dover fare la piega. Hanno cambiato la confezione rispetto all'ultima volta, di poco e niente, un po' più scura, un po' più cicciotta, la quantità all'interno è sempre la stessa. Io, non so, forse l'ho detto sempre, io uso meno prodotto di quello che c'è scritto qua per ogni lavaggio e comunque ho i capelli lunghi, cioè ho la coda abbastanza alta, quindi in realtà dura molto più di quello che c'è scritto sulla confezione. Sempre della stessa serie del fondotinta, butto via questa cipria. Butto via questa cipria perché in realtà mi sembra talco puro, non so come dire, mi rende tutto il trucco brutto, pesante, cosa che non mi succede di solito con le ciprie. Non so gli ingredienti perché sono scritti solo in cinese. Qui dice 4 Palace Bright Color Skin Care and Makeup Honey Powder. Io non lo so, vi faccio vedere cosa c'è scritto dietro, ma per me è incomprensibile. L'ho usata 2-3 giorni, 4 giorni, poi ho deciso e avevo dei trucchi venuti malissimo e ho deciso che quindi era la cipria. Ho finito una confezione di deodorante della Borotalco spray.
Ho finito e questo è un altro mai più senza. Magari alternerò questo prodotto con altre marche, ma il detergente schiumogeno è fenomenale perché strucca benissimo. Questo della Jouer, o è il secondo o il terzo, credo che sia il terzo in realtà, che finisco. È una mousse micellare detergente. Scusate. E con antiossidanti, lumifenol e peonia imperiale. Mi piace un sacco. Jouer, è un'ottima marca, io la compro su Amazon e la trovo molto valida. Ho deciso di declutterare e non faccio mai un video declutter dei make-up perché mi sembra inutile farlo per tre prodotti, butto dentro i prodotti finiti, anche se in realtà non sono finiti. Ho deciso di dare via la Soul Blooming di Nabla, di dare via, nel senso di buttarla. L'ho usato questi due colori tantissimo, infatti hanno il buco. Gli altri colori, questo anche l'ho usato un po', questo, questi sembrano meno usati, anche se in realtà li ho usati, ma probabilmente sono molto più prestati. Basta, basta, basta. I colori che potevo usare li ho usati, fine. Ho usato questa confezione, questi qui era un campione gratuito. Erano ampolle della Elizabeth Arden, ampolline di siero, vitamina C, ceramide, capsule, Radiance Renewal Serum. Dentro ce n'erano 7, eccolo qua. 7, le ho usate tanto in vacanza, le ho trovate, mi ha convinto a comprarlo, in realtà no, le ho trovate, a parte che prima di capire come aprirle ne ho esplose due in 2 giorni diversi, cioè il prodotto l'ho usato ma buona parte mi è finito anche sulla maglietta e vabbè, e vi direte lì perché sei mongola, è vero, poi ho capito come aprirle. Le ampolle sono plasticose, non di vetro, non so come dire. E non mi ha convinto a usarlo perché l'ho trovato molto oleoso. Molto molto oleoso e non adatto alla mia pelle, per cui non l'ho acquistato. Un prodotto che invece se non costasse un rene e non fosse proprio cioè non è proprio facilissimo comprarlo in Italia, è questo l'ho adorato. È l'Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask della Glorious Eye. Oh, favoloso, favoloso. Idratantissimo, io lo usavo solo la sera, idratantissimo. Fresco come odore, tipo si dice avocado, mi ricordo forse più il cetriolo, comunque molto fresco, non unge, ma sentite proprio la pelle che lo assorbe, non so come dire, e secondo me ha migliorato molto l'aspetto della mia zona del contorno occhi. L'ho usato tanto, tra l'altro, perché questa confezione qui comunque è un 15 ml, era in un set, credo, preso su Cult Beauty forse. 15 ml, veramente veramente valido. La confezione è di vetro, la forma non aiuta proprio a prelevare bene il prodotto. Io ho usato sempre una spatolina, però è un po' scomoda. Ecco, la confezione, il classico barattolino rotondo è più comodo secondo me. Poi Beauty Bay, ho usato questo Super Jelly Cleansing Gel prebiotici più avocado. Lo usavo la mattina. Sì, voi direte, ce n'è ancora un goccino? Sì, non viene fuori. Ho provato anche aprendola e mettendolo a testa in giù e si blocca tutto qua. Non so come dire. E quindi va bene così. Preso su Beauty Bay, ma in realtà i prodotti a marchio Beauty Bay non mi dispiacciono, devo essere sincera, li trovo validi, hanno anche degli ottimi prezzi, quindi sì, promossi. Ci sta che quando io faccio un ordine da Beauty Bay ci metta dentro qualcosa al marchio loro. Balsamo Green Tea Alright, e questo qui ce l'avevo in camper. In realtà ce ne sarebbe ancora dentro, non si riesce a tirarlo fuori. Potrei provare a segare la confezione che è di una plastica rigidissima, ma ho deciso che non lo farò perché in realtà il prodotto non mi ha entusiasmato più di tanto. Non ha niente di così speciale. Invece, ho finito mentre ero in vacanza, l'ho detto in una live su YouTube, su Instagram credo, ho finito una maschera della Shea Butter che io prendo su Amazon, non so dove altro sia venduta, è un marchio, ora dirò una castroneria, secondo me è africano,
Cioè io credo di aver letto, cioè magari non è africano, è inglese, ma io credo di aver letto che la proprietaria è una donna africana, però prendetelo con le pinze perché non me lo ricordo, non sono sicura. Mentre gli shampoo non mi erano piaciuti tanto di quel brand, la maschera l'ho usata tutti i giorni come balsamo veloce, quindi al mare, e secondo me mi ha salvato i capelli perché dai sole, mare, cloro della piscina, comunque si attende a rovinarli. Invece, cioè, sono tornati più belli di prima. E l'ultimo giorno l'ho tenuta su, prima sono andata in piscina, mi sono sciacquata in piscina, poi sono arrivata al camper, ho messo su quella maschera, l'ho tenuta su, fai un'ora e mezza che Ginevra è tornata in mare con il padre, poi siamo andate a fare la doccia, capelli stupendi, quindi in realtà la maschera la ricomprerò, gli shampoo non mi sono piaciuti ma la maschera sì. Ho finito un altro latte detergente micellare della Roberts, questo qui a me piace, quindi sono prodotti che io continuo a ricomprare ciclicamente perché voglio continuare a vederli e meritano. Ho finito, adesso un pezzo, questa qui è la cipria opacizzante di Catrice, da qualche parte c'è anche il coperchio, questa qua, la All Matte. Questa cipria è buona, mi è piaciuta, la confezione mi si è rotta, boh, in realtà abbastanza velocemente, però vabbè, Catrice, se si rompe non fa niente, cioè costa poco, va bene. Ho deciso che butto via, questo l'avete visto usare in un sacco di video come blush, è in realtà un lipstick della Honest Beauty, questo è quello che ne rimane, quindi io ho usato tutto questo tranne quel pezzetto lì. Sono stufa e quindi basta. Cioè sì, mi dispiace un pochino. Non ha odore, non ha niente. Però no, basta, basta, butto via. Avevo deciso di buttare via, butto via. Poi questo qua è un campioncino di mascara di Fenty. Ne ho un altro in uso sempre. E ha avuto però un piccolo problema. Ah, no, forse però sono riuscita a recuperarlo. Aspettate un po', perché ci ho messo dentro il liquido delle lenti, perché si era tutto addensato stando in camper un giorno a una temperatura folle. Teniamolo un attimino da parte. Nouveau Anti-Aging Cream. Questo qui è. Allora, questa qui secondo me l'ho ricevuta gratis, l'avevo testata, poi l'avevo un attimo messa da parte, poi l'ho ripresa e l'ho finita. 75 ml, tra l'altro, grandissima, primo avviso, fantastica. Nouveau è una marca italiana che a me piace tantissimo, la trovate sul loro sito e su Amazon anche, quindi è veramente veramente valida. Vabbè, un deodorante stick invisible dry della Dove. Butto via questo top coat nail design del semipermanente perché ha fatto i grumi. Credo che abbia preso una botta di UV. Vabbè, qui c'è un campioncino di profumo Paco Rabanne Lady Million, Oh My Gold. Secondo me l'ha usato mia figlia. Buono. Oh, questo qui di Tatcha. Tatcha era una barca che volevo provare da una vita, da una vita, da una vita. Irreperibile. Questo qui era un campione. Era in un set omaggio su Sephora Americana per il compleanno. Quindi c'è ancora altri uno o due prodotti che non mi ricordo. Da provare. Questo qui è un cleanser. E in realtà non mi ha. Cioè, mi aspettavo proprio grandi cose, entusiasmanti. No, non mi ha convinto a comprarlo. Abbiamo finito, in realtà. Abbiamo ancora due campioncini di profumo. Uno è Flower by Kenzo, che è uno dei miei profumi preferiti. E l'altro è Narciso Rodriguez, che è il mio profumo preferito. Questo è il mascara che si è seccato. Ah, ecco, è recuperabile. E questo è quello che ho finito l'altro giorno, perché in realtà sì, infatti dicevo, ma non è tutto ammappazzato intorno all'applicatore? No, perché in realtà non scrive più sulle ciglia, ok? E poi ho finito uno dei primer più buoni della mia vita, chiaramente di un brand che non esiste più, cioè Becca. Questo qui si chiama Becca Zero No Pigment Virtual Foundation. Fenomenale, freschissimo, leggerissimo. Mi sono data un'unghiata nell'occhio, brava Cristina. E funzionava con tutti i fondotinta con cui li ho usati, non ho mai avuto un problema. Long lasting, e sì, sto facendo una pubblicità incredibile, purtroppo non si può comprare. Io l'ho comprato quando ho saputo che
stava per chiudere, quindi in realtà forse ho fatto una cavolata, perché appunto dico, se poi mi piace non lo posso più comprare, e infatti mi è piaciuto. Cioè, è sempre così, no? Vabbè, peccato. Se mai qualcuno ritirerà fuori questo prodotto, visto che Smashbox ha tirato fuori il correttore, quello rosatino, che io avevo usato e mi era piaciuto un sacco, tra l'altro, magari se tiri fuori anche questo io lo ricompro. È fantastico. E poi, ultima cosa, e abbiamo finito, quindi sì, in realtà è stato un mese abbastanza scarno. In realtà non è finito, nel senso, queste vuota ne ho ancora un pochino in un'altra confezione, perché il dosatore è rotto, però finisce sto mese, per cui ve ne parlo, anche se poi la confezione quasi quasi la tengo per ricomprarlo. Questo è un make up remover oleoso anti-aging, all'olio di rice bran oil, la marca è Blue and Marine Britannia, Francia. Fenomenale. Lo sto adorando, lo uso tutti i giorni per struccarmi e rimuove molto bene tutto. L'unica cosa che non rimuove proprio benissimo è la colla in eyeliner, ma quella per le ciglia finte, ma quella è veramente difficile da rimuovere. Io non ho ancora trovato un prodotto che lo rimuova bene. Amazon, non mi ricordo il prezzo, mi ricordo che non è proprio regalatissimo, ecco. Però ragazzi, è veramente veramente buono, io mi sto trovando benissimo, ce ne avrò ancora tanto così da usare, è veramente veramente valido. Siete stati bravissimi, 16 minuti abbiamo finito, quindi io vi auguro una splendida giornata e cercate il video di questo look che andrà in onda spero subito dopo questo. Questo cerco di metterlo online per il 4. Quindi se è il 4 lasciatemi un applauso, perché vuol dire che sono stata bravissima, che oggi è il 2, editato, oggi pomeriggio è un compleanno, domani è il compleanno di mia figlia, che non compie gli anni veramente domani, ma li compie il 31, però ne festeggiamo domani, se no gli amichetti il 31 di luglio non ci sono, in realtà tante volte neanche noi, e quindi sarà un weekend impegnatissimo, ma giuro che faccio di tutto per mettere il video dei finiti di giugno, il 4 luglio, online. I felt your heavy breath.